Ebbene sì ragazzi, questo video partirà proprio così. Sono le 7 di mattina, 7:20 per la precisione, e io sto per partire con Giorgione a Riccione. Papà Rimo non l'ho mai visto così felice in tutti questo anno. Quanto sei felice che me ne vado da 1 a 10? No dai, mi dispiace, anche non vedo anche ma non come ti dispiace, ma smetti che c'è il... dopo, vengo giù dopo. Esatto, Papà Rimo arriverà tra 1 settimana, nel mentre io farò 1 settimana pazza fatta da vita loca insieme a Giorgio, dove non dormo. No, non sì, Papà Rimo. Niente, comunque mo sto andando a prendere Giorgio e ci aspettano 4 ore di macchina. Sperando di arrivare, di arrivare vivi, dai. Ma dai, non smetti di sto scemare. E niente, Papà Rimo, è stato un piacere, ti saluto. Batti 5, dai, ci vediamo. Scusate l'interruzione ragazzi, questo è il rimodigno del futuro che interverrà ogni tanto a spiegarvi le clip per farvi capire meglio quello che succede. Essendo stata una vera e propria vacanza per me, ho registrato tutto molto al momento e quindi vi racconterò piano piano quello che succede con le clip che ho qua davanti. Detto ciò, andiamo a prendere Giorgio. Ebbene sì ragazzi, ecco il Giorgione, ci siamo. Carico come non mai. Detto ciò ragazzi, 4 ore di macchina, bro, mi devi tenere sveglio perché non vedo l'ora di dormire, no, bro. Non funziona come... così. Mamma mia. E poi Riccione, settimana vita loca, bro. Pronto a dormire 2 ore in 1 settimana. Let's go, ski, let's go. Si va a ballare. Ci siamo. 4 ore e 16. All'una arriviamo. E sono le 8:40. Ci sono 26 gradi, però si sta bene la mattina qua. E nada, let's go, ski. Hello Kitty, sono troppo kinky. Allora, mi sa che da quanto ho capito non va... È tutto rotto. Adesso ordino 2 McChicken e un McFlurry. Vedi, devi fare da là. McFlurry voi? McFlurry, sì, dai. No, ragazzi, non potete suonare, non dipende da me. Poi vedere se si vede che sta premendo 18 volte al secondo. Lo sto sfondando. Mi fa vedere che comunque lui c'ha il telepass, eh. Aiuto. Aiuto. Bro, tira la sua mano alla sbarra. Ah, è partito lo stesso? Scusa. Io posso passare adesso? Se non timbra... Bro. Eccolo lì. Bravo. Allora questa è una clip che do ai miei posteri prima di morire. Ciao mamma, ciao papà, io... abbiamo schivato 2 incidenti. No, no, adesso uno non voglio per un sorpasso nostro, vabbè, ma... E l'altro adesso il camion davanti ha perso tutta la roba. Ha perso tipo, non lo so, dei pezzi. Ha iniziato a fare così con la macchina, raga, vabbè. Speriamo di arrivare vivi. Io l'ho detto a mio papà nella clip quando l'ho salutato, gli faccio... E questo si è fermato adesso. Raga, ci mancano 100 km giusti, 1'oretta circa, tappa autogrill per mangiare. È quasi luna. Esatto, 47 gradi, è quasi luna. Let's go, ski, finalmente direi. Non riuscivamo più a trovarlo l'autogrill. Anch'io però, sincero. Ragazzi, il viaggio era interminabile. Rendetevi conto che per andare a Dubai ci ho messo 6 ore e mezzo di aereo e per arrivare a Riccione ce ne ho messe quasi 7 in macchina. È stato veramente terribile, ma dopo, raga, ben 7 ore in macchina siamo arrivati a Riccione. Arrivati a Riccione. Al nostro hotel, ora facciamo il tour della camera. Io le camere. Scarichiamo la macchina e poi spiaggiate, insomma. E poi parte la vita loca. Seguiteci in queste avventure con Rimo e Joe. Let's go, ski. Eccola qua, camera. Ecco 406. Guarda qua, guarda qua. Ah, c'è già la chiave, eh? La vacanza, ragazzi, durerà un bel po'. Infatti, è partita dal 5 agosto al 23 agosto, il giorno in cui sto facendo questo recap e sto facendo questa clip. La prima settimana la farò appunto da solo con il Giorgione. In successione arriveranno anche i miei genitori, ma niente spoiler, vi lascio il video. Siamo, ragazzi, ora mega unboxing della camera. Ti mi sdraio e non mi alzo più. Ok. Let's go, ski! Si aggiunge, guarda, c'entra. Quanto freddo fa, bella! Meno 16 gradi. Che bello! Io di qua. Infame. Godo. Vabbè, la luce. Quella, guarda che robetta, ragazzi. TV al plasma 600. Eccolo, già lo sapevo. Vediamo che vista c'è qua. No, dato bella, ma che il bagnetto con la doccia. Dici? Sì. Secondo te è grande vista? È grande vista. Sta parola, bro? Volevo tirarla su così a mano. E non penso si possa. Ho spaccato tutto. Attenzione, reveal. Sì, anch'io ho rotto tutte le tende. Damn, bro! Siamo arrivati, ragazzi. E dopo il tour della camera vi devo chiedere scusa, raga, perché non ci sono più clip, perché ci siamo riposati. Il primo giorno ci siamo un po' ambientati, potete capirci, e dopo 7 ore di viaggio, e quindi si passa al giorno 2. Ebbene sì. Però, no, bro, ti devi alzare, bro. Devo andare a fare colazione. Allora, ragazzi, parte un po' il casino. La giornata di ieri ce la siamo goduta un attimo. Esatto, non l'abbiamo registrato perché, vabbè, c'era solo il pomeriggio. Oggi, tour della spiaggia. Andiamo al
samsara. Colazioncina. E c'è anche Ale. C'è anche Ale. E finita la fantastica colazione, vi porto a vedere una cosa che avrei dovuto farvi vedere il giorno prima, ma non ho registrato, ovvero la spiaggia. Allora, raga, mo vi portiamo finalmente al tour nella nostra spiaggia. Ed eccoci qui con l'ingresso, con alla destra un campo di beach volley, che però verrà usato anche per beach tennis, come il campo di sinistra. Eccolo qua. Allora, ragazzi, gara di nuoto. Cagnolino. Questo è il nuovo, i giochi olimpici questi. Ok, fino là in fondo. E tornare indietro. Sì, ok. Sì, però ti staccando i piedi da terra. E là come fai? Tocchi con la mano. No, tocchi col sedere. Tocchi col sedere. Ti giri e tocchi col sedere. Qua partirà la musica delle Olimpiadi. 3, 2, 1, via. Ragazzi, che situazione. Chiedo perdono a tutti i telespettatori. Io vi giuro che non li conosco. Pranzetto poi al volo e direzione Samsara. Ma che cos'è questo Samsara? Samsara è tipo una disco pomeridiana all'aperto, dove si può addirittura fare i tavoli come proprio in discoteca, oppure stare in pista a sentirsi musica, a conoscere gente, insomma. I vestiti tutti belli, perché si va al Samsara, alle Schioschi, che è una delle spiagge qui a Riccione, dove c'è un party, insomma. Ci sono anche, fanno anche le live, eccetera. Infatti mi sa che entrerò in live da loro. E nada, andiamo a vedere com'è la situa. Ed eccoci, siamo dentro. Facciamo vedere. Allora, qua c'è il tavolo, situazione tavoli. Devi passare bene. E questa. La situa è fica. No. No, è bella la situazione. Ah, ok. Questo è Samsara. Ma ora calmi, ragazzi, che arriva il vero e proprio contenuto. Prima però, ennesima clip dove ci scusiamo per non aver vloggato proprio tutto. Allora, ragazzi, abbiamo delle giustificazioni. Ci siamo persi un pochino durante questi primi 4 giorni. Questo è il terzo giorno. E ci siamo un po' persi. Perché, non è la verità. Vabbè, io ho bisogno di vacanza, ragazzi. Però ieri abbiamo fatto Samsara. Però non abbiamo vloggato niente neanche a Samsara. Stasera però Villa delle Rose con gli Slinks. Quindi quello tutto vloggato. Sicuramente. Dobbiamo prenderci questo impegno. Quindi quello almeno ve lo facciamo vedere. Esatto. Niente, ci vediamo. Ciao. Questa è la mia voce dopo aver fatto 10 serate e aver 8 ore di sonno in una settimana. Ma questi sono altri dettagli, oltre al tipo che gonfia proprio adesso il gommone. Senti, abbiamo pure un'altra persona in compagnia qui per questo story time, ma continuiamo. E la prima serata è proprio quella, Giorgio non ridere, della Villa delle Rose, gli Slinks. Ragazzi, ovviamente gli Slinks sono i miei fratelli. Messaggio su Insta dove gli chiedo se potevo venire in serata, mi rispondono subito e si va con loro alla Villa delle Rose. Micione, facciamo un cazzo di casino. Let's go. E mi abbono sul suo OnlyFans, ok? È uscito anche Rex. Hanno partito tutti. Perché sono fuego. Quando dico frivo, rispondete scivo. La devono fare. Manca quella. Dai, non la salta è una pussy. Vabbè, andiamo avanti perché si starà perdendo la cosa principale di questa storia, ovvero il concerto di Tony F. Anche qui, ragazzi, la mia conoscenza nell'ambito rap trap mi aiuta sempre. Messaggio in direct al mitico Tony, che dopo, ragazzi, veramente 60 secondi dall'invio del messaggio mi risponde subito e mi gira il contatto e mi accredita per andare allo Space di Riccione, dove alla sera suona, andare nel backstage. Sono il vero Tony, il vero Sosa. Sono il vero Tony, il vero Sosa. Ho visto le cariche assente. Ti verde truccati in assente posti. Allora del te. Si così. Penso, ragazzi, però a mani basse, uno dei live più belli della mia vita dopo quello di Shiva, raga, veramente assurdo. Tony ha spaccato. E qui arrivano anche i momenti commoventi, le parti tristi, ovvero la parte dove io e il mitico Giorgione ci dobbiamo separare. Giorgio se ne torna a Milano,
ma ragazzi non è finita perché ritornerà, imprevisto ma ritornerà, e arrivano i miei genitori. Purtroppo, no scherzo papà, ti voglio bene. E dopo il concerto di Tony F non può che non esserci un altro concerto, ovvero di Kid Yugi. Anche qui ragazzi entriamo, ringrazio Daniele Vidaloca per l'aiuto per entrare dentro a vedere il concerto di Kid Yugi. Entriamo, serata assurda raga, Kid Yugi ha spaccato. C'è la mia folle gelosia, vestemo neutrello, quando piovono proiettili non basta l'ombrello. Se mi ammazzate io rispondo in quanti siete, siete di sangue nelle strade non ce la farete. Pandinari, conto tanto mi rovino, soldi nel muro rovino gli immobili. Tutti! Non fate lei, voi fate gossi! Dopo che Yugi secondo voi è finita? No, abbiamo ancora alzato l'asticella perché siamo andati sempre allo Space, al live di Sfera e basta. Dopo tutte queste cose, cosa manca appunto questa vacanza che non c'è stato? Ovviamente ragazzi, uno scherzo, cioè non è una vacanza se non c'è uno scherzo di lingua, palese. Infatti in un modo totalmente improvviso, come mio solito, decido dopo una serata in spiaggia fatta con Ale di fare uno scherzo ai miei genitori, dove dalla camera di Ale ci fingevamo la reception per chiamare di notte appunto i miei genitori nella loro camera, dove c'ero anch'io in realtà, perché poi sono andato su in camera. Vabbè, adesso vedrete. Allora raga, sono le... perché siamo in mezzo a viale? Non c'hai le scarpe, Brody, non c'hai le scarpe. Ho fatto il bagno in mare, sono le 4 meno un quarto. 3.46. Allora ho acceso la registrazione perché adesso voglio fare uno scherzo ai miei genitori, bro. Figurati, cioè, allora, una vacanza liscia non potevamo farla, eh? No, allora adesso mi devi dare una mano, mi è venuta sta idea. Adesso gli facciamo squillare il telefono dentro la camera, zio. Cioè, telefono? Sai che c'è il telefono dell'hotel, della camera? Cioè, tu, ma quello fa casino. Eh sì, tu dalla tua camera chiami i miei genitori nella loro fingendosi alla reception. Dai, ma non so neanche come si usa il telefono nella camera. Sì, devi premere 4 e poi il numerino, bro. Il numerino di cosa? Della stanza. I miei sono la 116. E tu fingi di essere alla reception. Una volta la fai squillare a vuoto la prima volta, tuo la seconda... Tu padre si incazza, Simo. Non andiamo manca prima che ci... Tuo padre ci... si incazza, Simo. No, niente, tanto tu sei quello della reception. Appena mi scrive, inizio a rompere a suo babbo. Non so neanche come si fa, speriamo vada bene. Ok, mi ha appena scritto Simo. Andiamo a fare sta chiamata. Qua. Non risponde. Sulla cellulare rispondi. Cellulare? Cosa dicevi? No, c'è la luce, non la trovo. È notte. Aspetta che c'è. Non trovo l'interruttore qua. Cosa succede? Questo roba qua. Pronto? Poverino, no, mi spiace troppo. Lo so, sì. No, mi sta scrivendo perché hai chiuso. No, ho staccato, non ce la faccio. Pronto? Vaffanbagno, merda. Porca schifa. Allora, chi era? Ma non c'è nessuno, tu, ma va che razza, ma spavento. Ok, mi ha appena scritto di chiamare. Che fanno? Accidenti, questa luce. Pronto?
Sì, buonasera, stanza 116 Rimoldi? Sì, è 116, sì. Cosa c'è? Guardi, siamo il servizio della reception. Mi dispiace disturbarla a quest'ora, ma mi hanno avvisato che dalla sua stanza proveniva un gran baccano, probabilmente dovuto a una televisione. Può essere? Dice, ma questi qui sono pazzi, dice che stiamo facendo casino con la televisione. Ma se stavo dormendo io! Mi hanno avvisato due camere che... Ma chi, mi mandi qui quelli delle camere che le sistemo io, perché io stavo soltanto felicemente dormendo, ha capito? Sì, mi dispiace per l'orario, ma io devo garantire servizio anche ad altri clienti. Ascolti un attimo, io adesso guardi, io, domani mattina voglio sapere la stanza che è rogna, che adesso gli faccio tenere io svegli domani mattina, guardi. Guardi, per privacy non posso dirglielo, però... Non me frega niente la privacy, devo venire qui nella mia stanza e poi vedere che cosa gli combino qua. Perché io non stavo facendo niente, la televisione è spenta e io stavo dormendo, ok? Ok, allora richiamerò le altre stanze per accertarmi. Chiami le altre stanze e svegli le altre stanze, non la mia, perché stiamo facendo soltanto la cosa più semplice, dormire e basta, ok? Arrivederci. Va bene, mi avranno detto un'informazione sbagliata. Ma porca miseria, ma ti rendi conto che questo qua dice che stiamo facendo casino, che c'è la televisione alta? Ma il custode? Ma è giù la reception, chi ne so, quello là che fa la sera c'è giù il custode. Il notturno, sì, quello lì. E gli ho detto di mandare qui quelli della stanza adesso, che ha reclamato che vengano quelli di qualcosa. Ma puoi chiamare poi di notte? No, adesso voglio dormire adesso, basta! Vai giù! Vai giù! No, incazzato nero. Incazzato nero. Vabbè, poveretto. Calmati, Calmati. Posso più, guarda. Ma neanche in vacanza si può dormire. Mi ha detto Simone di chiamare un'altra volta. Sono passati altri 20 minuti, io sono cotto, non ce la faccio più neanch'io, è tardi. No! Chiara, rispondi tu, perché se vado io adesso vado giù, guarda. Dai, no, non voglio neanche più rispondere. Dai, ti sbagliano tutti. Schifosi, maledetti. Uffa. Aspetta un attimo, aspetta. Ma continua a suonare, ma vado. Aspetta. Pronto? Sì, salve, buonasera. Sono il servizio reception dell'hotel. Abbiamo fatto accertamenti e volevo scusarmi dell'inconveniente. Non proveniva dalla vostra stanza il baccano, c'è stato un malinteso. Ok, adesso visto che il gioco è bello e corto, vengo giù. Così la facciamo fuori, perché a me delle sue scuse, guardi. Lei mi ha già svegliato, stanotte io non dormo. Sono giù nella hall dell'hotel. Però la facciamo fuori a quattro occhi. Lei non si muova dalla reception che vengo giù. Non si muova da lì, queste sono le mie istruzioni. No. Basta, vado giù. Richiamalo. No, non c'è bisogno di richiamare. È Alessandro, è nella 4-4-2-2-0. Chi è? No. Sì. Vabbè, Ale. Mamma mia. Ale, grande, Ascolta, esci. Sì, puoi anche non chiamare. Vai giù, Simone. Vai giù. Cosa sta succedendo lì? Vai in acqua, non so, vai al mare, vai dove. Esci da questa stanza nel giro di un minuto e mezzo. Non so se lo senti. Esci, evacua! Evacua la stanza! Vieni qua, cioè. Ma calmati. Aspetta che prendo il telefono. Esci. Calmati. Esci da sta stanza, esci. Spegni quel coso. Mamma, che disgraziato. Ascolta. Vuoi dire qualcosa? Sono venuto qua per riposarmi e neanche qui posso dormire. Vergognati. Vai giù. Te e quell'altro, che poi lo sistema anche lui. Ciao, adesso vado giù io. Bro. No, io non sono d'accordo con queste cose. Cosa vuol dire? Non sono d'accordo. In Papa Rima è stato maltrattato ancora una volta. Io dormo qua stasera. Sì. Anche questo ti sei messo. Mi sono anche addormentato quasi. E dopo questo mega scherzo, Giorgio ritorna a Riccione. Perché? C'è un motivo. Il 22 agosto mi viene fissato un evento all'Aquafan di Riccione. Non sono mai stato all'Aquafan e quindi decido di portare con me anche Giorgio e ovviamente anche mio papà. E quindi grazie a Webbo andiamo all'Aquafan di Riccione. Siamo arrivati all'Aquafan di Riccione, papà Remo.
Giorgione, ciao. Mamma Rimo. Tra poco ci vengono a prendere, siamo davanti a questa fantastica sbarra. Papà Rimo, l'avresti mai detto 5 anni fa che dopo che vengo da 6-7 anni a Riccione venivo come ospite all'Aquafan di Riccione? Chi l'avrebbe mai detto, Rimo? Siamo nel backstage dell'Aquafan. Papà Rimo, tra poco tocca a noi, adesso è andato un altro ragazzo a cantare e poi ci siamo. Stai teso, Papà Rimo. Mi hanno detto che ci sono 7800 persone oggi. Quanti? 7800. No. Ma davvero? Ma sì. Lo stadio sono? No, un po' di meno. Che bella, raga! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Da dove passiamo? Siamo arrivati vivi al palco! Siamo arrivati vivi al palco. Un paio ve lo fate sentire a 3, 1, 2, 3. Signore e signori, sul palco di Uomo Fanno la Papà, Rimo Amiglio e Papà Rimo! E anche ragazzi, questa lunga e mega vacanza è giunta al termine, vi ringrazio e scusate un po' il casino delle clip, ma avevo bisogno anch'io per 2 settimane di staccare un po' la spina e comunque però di portarvi con me in queste vacanze, registrando solo nei momenti in cui dicevo wow, questa cosa la devo condividere con i miei fan. Detto ciò, preparatevi perché quest'anno è ricco di sorprese e arriveranno delle cose.